quest'ultimo romanzo è secondo me una storia che, di cui avevamo bisogno in questo momento. Hai detto una cosa importante, che era una storia di cui c'era un po' bisogno. Io sentivo molto bisogno di una storia un po' meno tossica, no? Di anche molte di cui ho parlato in precedenza. Mi sono spesso soffermata su storie molto complicate, perché sono quelle che poi vediamo sempre, praticamente in giro ci sono solo storie tossiche. E invece volevo parlare di una storia, ma non che fosse la storia d'amore rose e fiori, perché non esiste, però mi interessava parlare di una relazione che magari non va da nessuna parte, perché non c'è la possibilità che queste due persone stiano insieme, ma che erano due persone destinate a stare insieme. A Castelletto Ticino, quindi, per questo marzo, una mini rassegna letteraria dedicata alle donne. Esatto, esattamente, nella biblioteca del comune di Castelletto Ticino ci sarà oggi presente Federica Bosco, e invece la settimana prossima, sempre alle 6 e sempre nella nostra biblioteca, Sara Rattaro. Quindi sabato 9 marzo. Sabato 9 marzo, esatto. Ecco, come mai questa iniziativa? Un'iniziativa dedicata alle donne, una piccola rassegna per tutte loro. Organizziamo diversi cicli con gli autori, in genere sempre il sabato. Stanno avendo un successo particolare, per cui ne siamo molto contenti. Devo dire anche grazie al consiglio di biblioteca, che è sempre molto attivo, e ai nostri uffici che ci supportano sempre in questo tipo di manifestazioni.